Allora, caro Pietro, quello che vi aspetta oggi è un invention test molto difficile, con una tecnica innovativa. Tu la conosci, la frollatura del pesce? La frollatura del pesce, francamente no. Ti illustrerà questa tecnica un grande esperto di trasformazione del pesce. Diamo il benvenuto a Lele Usai, lo chef marinaio, una stella Michelin con il suo ristorante Il Tino a Fiumicino. Ciao Lele, bentornato. Grazie. Buonasera chef. Ciao Pietro. Benissimo. Allora, ti dico due parole sulla frollatura. Il pesce, stando attaccato in frigo a una certa temperatura, si asciuga, perde liquido e c'è una concentrazione di sapori. Sono presenti naturalmente degli enzimi che dopo un po' di tempo si attivano e gli cambiano la consistenza. Ok, quando vuoi Lele, si parli dei tuoi piatti. Il primo piatto si chiama Nautilus, il Nautilus è una conchiglia. Pietro, sai che cos'è la sequenza di Fibonacci? L'hai studiata? A scuola non ero esattamente uno studente modello, chef. Altro non è che una sequenza numerica che determina la spirale presente nel Nautilus se tagli la sezione. Ok. Quindi le fette di pesce andranno disposte sul piatto in questa maniera qui. È chiaro che su questo piatto l'impiattamento e l'estetica sono due fattori fondamentali. Questo è quello facile, eh? Ah! Questo è il mio pesce di roccia, in questo caso è un sarago, alghe marine, un'estrazione di salicornia e finocchio, un garum d'arzilla. Attenzione perché su questo piatto la difficoltà è il bilanciamento dei sapori. Questa è l'estrazione di salicornia e finocchio di cui ti parlavo. Pietro, vieni, assaggi il piatto, puoi fare le domande. Non fare segni. E non li capirei per lo chef. Grazie al suo vantaggio, Pietro può assaggiare e comprendere più nel dettaglio le difficoltà dei piatti. Queste rische devo fare una sorta di fumetto. No, un fondo. Un vantaggio enorme perché tutti e due i piatti sono realmente complessi. Ora puoi giocarti la carta della strategia. Vuoi fare un sacco di dispetti se vuoi. È che non è nella mia natura. So, anche se sei un gentiluomo, che tu, sotto sotto, sei anche un grande... Ho capito, chef. No, guerriere, che hai capito? Ah, va bene. Che avevi capito? Ho immaginato un'altra cosa. Cosa avevi capito? Un portiere che para, pensavo io, qualche cosa. Bravo.